devo ripigliare da capo perché volevo registrarlo, insomma, quindi. Allora, il tema di cui dobbiamo parlare questi 2 giorni è Heidegger e il materialismo dialettico. Allora, io pensavo di articolare esattamente questi due incontri in due parti precise, e cioè oggi cercare un attimo di capire che cos'è il materialismo dialettico, anche perché il corso è prevalentemente su Heidegger, quindi molte cose le avete già assimilate, però per capire Heidegger e il materialismo dialettico, cioè il discorso che lui fa, dobbiamo prima esporre che cos'è il materialismo dialettico, insomma. E quindi oggi non parliamo di Heidegger, parliamo del materialismo dialettico, in modo che poi domani potremo vedere come Heidegger si confronta col materialismo dialettico, che è ovviamente un po' tutto un dedurlo dal discorso di Heidegger, che fa un riferimento fugace al materialismo dialettico di Marx, ma molto significativo, e domani poi lo faremo attraverso la riflessione del cosiddetto ultimo Heidegger, cioè in una serie di seminari che gli ha tenuto tra gli anni 60 e i primi anni 70 a Le Torre in Francia, in Provenza e a Zeringen. Sono dei seminari dove però il confronto con Marx diventa più stretto, ma avevo detto, ne parla fugacemente, dico, rispetto alla dialettica chiaramente, ma il confronto con Marx e con la contemporaneità vedremo che è molto più stretto. Sono 3 seminari tra tutti quelli che ha tenuto, devo dire molto belli, insomma, nonostante appunto il carattere, a mio modo di vedere, reazionario, insomma, della critica che lui fa, ma sono di grandissimo.
Angelo Badalamenti.